Un giorno, una parola. Le letture bibliche di questo mese sono proposte da Silvia Gemè e Gianmario Giglio. Buon ascolto. Se non ubbidite alla voce del Signore, se vi ribellate al comandamento del Signore, la mano del Signore sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. Desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Tu solo, Signore, puoi dare la grazia di amarti. Solo alla tua luce il cuore e il volto si riempiono di gioia luminosa percorrendo il sentiero della tua verità. Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Naum 1:14. Oracolo su Ninive, libro della visione di Naum, l'Elcosita. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore vendicatore è pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Basan langue il Carmelo e appassisce il fiore del Libano. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli. Alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in lui. Ma con una irrompente inondazione egli distruggerà completamente chi l'attacca e inseguirà i suoi nemici fin nelle tenebre. Che cosa premeditate voi contro il Signore? Egli farà una distruzione totale, la sventura non si abbatterà due volte, poiché anche se fossero intrecciati come rovi e fradici di bevande, saranno interamente consumate come stoppia secca. Da te è uscito colui che ha tramato il male contro il Signore, che ha premeditato scelleratezze. Così dice il Signore, anche se forti e numerosi saranno falciati e scompariranno, e se io ti ho afflitta, non ti affliggerò più. Ora spezzerò il suo giogo di dosso a te e romperò le tue catene. Quanto a te il Signore ha dato quest'ordine, che non ci sia più discendenza con il tuo nome. Io eliminerò dalla casa delle tue divinità le immagini scolpite e le immagini fuse. Io ti preparerò la tomba, perché sei diventato spregevole.